ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo vlog di questa trasferta ad Alicante, la prima dell'anno. Sono le 4.04 della mattina perché abbiamo l'aereo alle 6 e di conseguenza, nonostante non credo sia tanto casino in aeroporto, arriviamo là comunque un attimo prima. Facciamo le cose con calma. Arrivo previsto ad Alicante per le 8 e poi vedremo un attimino come sviluppare la giornata. Penso che oggi ce l'alleneremo, sicuro. Sì, arrivando alla mattina, speriamo che ci diano la stanza subito, così abbiamo anche dove appoggiare i bagagli e tutto. E sicuro ce l'alleneremo oggi, prepariamo un po' l'organizzazione con tutto. Siamo mega organizzati, come vedete. E nulla. Nessun pronostico, niente, anche perché adesso comunque la gara era un po' che c'era. Vabbè, giovedì oggi, la gara è domenica. Potrebbe ancora iscriversi qualcuno, perché all'ultimo potrebbe ancora iscriversi qualcuno, teoricamente. Ma di solito, secondo me, chi si è iscritto si è già iscritto. Perfetto, quindi poi qualcuno magari che. No, può succedere che magari all'ultimo momento uno dica, però avendo visto, di solito cosa fanno? Si iscrivono un po' più in ritardo aspettando che esca la lista e crearsi già un'ipotetica classifica. Perciò secondo me se qualcuno voleva saltare sul palco e inserirsi nella lista l'avrebbe già fatto. Sì, anche perché comunque i nomi erano un po' che giravano, quindi più o meno si sapeva chi avrebbe partecipato a sta gara. Comunque vedete che l'entusiasmo è alle stelle, perché sono le cazzo di 4 di mattina. Però meglio partire presto, arrivare più tranquilli, gestire tutta la giornata piuttosto che. Ma l'entusiasmo tante volte uno lo deve manifestare con feste, giubileo, salti o quant'altro. Anche perché sono le 4 di mattina. Comunque la gara, comunque tutte le gare che ho fatto con Andrea e che abbiamo fatto anche con altri compagni del team, comunque c'è sempre una massima concentrazione. Per molti sembra anche forse troppa, ma secondo me è proprio il fatto che si chiama pro, una gara di professionisti. Il professionista comunque deve avere un atteggiamento come nel calcio, come negli altri sport di livello alto, un atteggiamento professionale. Ciò non toglie che si può scherzare, ridere, fare battute, che faremo sicuramente e sarà tutto documentato in questo video. Questa cosa mi fa paura, molta paura. Linda. Altri 5 minuti. Qui ci metterò una musica molto triste. Abbiamo anche le valigie bondage, vero Linda? Incredibile. È andata bene. Altri 3 kg di Cheerios. Ciao signore col cappello. Mauro, com'è andato il check del peso? Penso bene, adesso sono rientrato. E sarà così per 5 giorni. Ah,
Ancora una volta vi diamo il benvenuto a bordo di questo volo Ryanair FR 3506 operato da Malta Air a destinazione di Alicante. La durata del volo di oggi è di 1 ora e 40 minuti. Presti è sceso dall'aereo così c'è tipo lui non si è mosso, io non mi sono mosso, gli ho detto hai avuto un'altra macchina, sono in 6, quanti siete altri? Altri 6? E no, poi la polizia ci ferma, cioè, non i 12 sulla macchina, guarda c'è quello. Poco hacia la 1 28 grados. 28. Hacia la una tranquilamente. It's not too much. No, no, la verdad que no. Not too much, però io qua tiro un po' finestrino. Ho messo l'aria. No, non ho avuto l'aria, ho tre finestrini. Comunque Mauro te lo possiamo dire. Abbiamo fatto vedere a tutto il gruppo la tua intervista con Emiliano. Ah, cazzo, porco. Siamo appena arrivati e abbiamo avuto la geniale idea di prendere l'hotel esattamente di fronte a un supermercato. Quindi io per oggi ho già tutti i pasti pronti. Ah, report, sono le 9:30 di mattina e la camera si libererà alle 4. E quindi recuperiamo solo lo stretto necessario come cibo per oggi. Devo prendere dell'acqua, del couscous che utilizzerò al posto del riso, perché è più comodo, visto che qua non abbiamo la cucina perché siamo in hotel, utilizzo microonde. Del sale perché il mio è esploso nella borsa frigo. E non mi ricordo più, couscous, acqua. Domani dovrò venire a prendere il pesce e faremo anche un contenuto sul full day of eating. Boh, non mi ricordo più, adesso vedo. Bene, salfina. E se lo dice aggressivo, salfina. Vorrei poi dirlo, salfina. Tu ho attaccato. Bello perché le mie radici mi portano ogni tanto a vedere gli alimenti o degli oggetti e a pensarli nel dialetto della mia zona. Tipo, questi qua in Valle Camonica, gli ei pondor. Questa, che in italiano chiamasi mela, molto brutta, le al pom, pondor pom, albicocche e pesche si dicono uguali, ah, cetriolo si dice uguale, volevo far vedere le zucchine che si chiama hiki, non ridere Mike, si chiama hiki. Cipolla higola. Luca? Luca? Patate in dialetto camuno si dice in un modo particolare? Patate, patate. Patata rimane patata, perché la patata è la patata. Lì stanno scegliendo cibi salutari.
pollo tritato nel 96 e scatolato nel 2023. Ah, ma c'è tutto il reparto anche del pesce fresco, non mi ricordavo. E ragazzi, qua il pesce lo pigliamo fresco domani. Hanno la pescheria. Io prendo anche il merluzzo qua per me, che tanto ce l'hanno già cotto. Ce l'hanno già cotto il merluzzo? Sì. Cotto nel 2004 anche quello. Del buonissimo sushi. Specialità spagnola. Ma l'italiano. Uno che muore. Acqua. Sapete che l'acqua all'estero è una delle cose più difficili. Prego, prego. Una delle cose più difficili da comprare, perché ne hanno di 8.000 tipi, demineralizzata, distillata. Una volta io ho preso l'acqua distillata, che una volta nel culturismo si beveva, perché non avendo sale dicevano che faceva drenare di più. È quella che si usa per stirare, quella che metti nel ferro da stiro. Spettacolare. Penso che sia acqua naturale normale. Ok, dimmi. Dimmi. Prosciutto crudo. Sì. Lo spuntino. Porco, due prosciutto crudo. C'è anche la soppressa se vuoi, Mirko. C'è la soppressa, anche la mortadella di un nutrizionale, ottimo. Il prosciutto crudo, porco due. Corpus de avena. Però quando lo dici devi dirlo così, corpus de avena. Corpus. Tra l'altro è copos. Non ho mai visto una concentrazione così alta di bibite fake. C'è tipo, non c'è il Nestlé, c'è il Nestri. Yogurts grecos. No, yogurts greks in inglese. Ma più che altro non riesco a capire dove possono essere. Qua sono tutti i dolcificanti, tutto il pane del mondo, tutti gli assorbenti del mondo. È dislocato strano questo posto. Cos'è sta roba? Cipolla nel vino. Che schifo. Io pensavo che il couscous fosse facile da trovare. La carne tra l'altro comunque c'è tutto, abbastanza, un sacco di scelta. Il famosissimo Valor, cioccolato rinomatissimo, dal lontano 2021. Stoppa pure Mike, anche perché adesso quando troviamo il couscous. Che cazzo sarà? No, se non c'è il couscous sono in panico. Escuchami. Dove sta il couscous? Che tra l'altro mi sa che ho detto anche giusto. Sale l'ho preso, acqua l'ho preso, couscous l'ho preso. Io spero che quello non sia il colore di quello che c'è dentro, ma sia il colore della bottiglia. Sembra la tempera di quando pitturavi da bambino. Ah, ma perché... È gazpacho. È pomodoro, cetriolo, pomodoro, sale, aglio, peperone. La mattina tocca sana. Tocca sana per l'intestino. Poi rutti. Se lo metti con e praticamente stermini una popolazione. Qualsiasi, senza razzismo. La prima che si trova lì. Salmoreio. Spero non c'entri una col salmone di questa consistenza, perché il colore è quello. Non sarà salmone, salmoreio. Salmone frullato. Buona questa bevanda di salmone. E beh, e se volete stare a dieta, portatevi dietro Linda. L'ammazzo nel sonno. Silenziosamente. No, voglio frenare. L'ha messo apposta. Ma che cazzo? L'ha messo apposta. Perché c'è quel robo lì secondo te? Perché? Dimmi. Perché Andrea lascia cadere i carrelli. Scusa, in fondo. È pieno di ammaccature. In fondo. Perché tutti guarda che ci stanno guardando malissimo. In fondo è una discesa, perché c'è una roba, come mai? Guarda che non puoi portarlo via.
No, no, siamo lì, scarichiamo, portiamo qua. Comunque è fatto apposta. Perché dovrebbe esserci una striscia lì. Day one, 5 alle 11, avremmo dovuto avere la stanza alle 4 teoricamente, poi Mauro col suo fare di uomo di mondo ci ha recuperato una stanza, quindi siamo io, la mia Cicci e la Bia che deve gareggiare. E carina, è gigante, minchia che grande, che bella. Notare i mobili dell'800, questo colore di rosso ciliegio, però è grandissimo cazzo, così poi non devo neanche mettere via le valigie, posso buttarle per terra, giusto? E adesso sto mandando un video ad Alfieri perché mi deve approvare i video. Perché mi dirà, no, basta mettere i video di check, ti ho rotto i coglioni, basta, sempre video check. Che cazzo devo fare, Luca, sono culturista. Potrei fare un video che canto. Vista, era meglio non vederla. Era meglio tenere le tende. No, dai, non è male, non è male la cazzata. C'è il bollitore, eh? C'è il bollitore per il couscous. Eccoci qua, giovedì, siamo a Alicante e normalmente mi viene sempre posto una domanda sul fatto fino a quando deve allenarsi l'atleta. Stiamo aspettando Andrea che scenda, oggi facciamo il primo allenamento in Alicante e normalmente il consiglio mio è sempre quello di non smettere di allenarsi, perché la giornata è chiaro che è composta dal sonno, il recupero, preparare gli alimenti, preparare i pasti e l'allenamento. Ma se smettete di fare quello che state facendo normalmente per 10-12 settimane antecedenti ai giorni che si avvicinano alla gara, si crea che cosa? Un pensare che cosa? Per i professionisti veri, quelli con la P maiuscola, non vanno a pensare al cibo, al mangiare, a strafogarsi di cibo dopo la gara, però la mente in quel momento là viaggia su tensioni, pre-gara, i concorrenti, come ci si trova ad affrontare la gara. È sempre consigliato occupare la mente con allenamento. L'allenamento è la parte dello sfogo del bodybuilder, la parte dove non ti fa pensare alla fame, dove scarichi l'adrenalina, scarichi le tossine mentali, se così possiamo chiamarle. Ed è importante ed è fondamentale non smettere di allenarsi. Oggi con Andrea non abbiamo ancora deciso che area muscolare faremo. Ero un po' indeciso se farlo allenare o no, perché il viaggio è stato abbastanza mattiniero, mattutino, non so come si dice esattamente, ma penso che il messaggio viene percepito per chi ci sta ascoltando. E alle 3 del mattino ci siamo svegliati, abbiamo preso l'aereo alle 6 e siamo arrivati qua a Alicante alle 8 del mattino, perciò il corpo comunque non ha recuperato nel sonno quello che diciamo aveva bisogno. È fondamentale, l'allenamento l'ho sempre fatto con tutti gli atleti, da quando faccio il coach ho sempre cercato di allenarli e sempre di spiegare del perché, quanto sia importante allenarsi fino alla fine. Perciò l'allenamento verrà fatto oggi, verrà fatto domani i carboidrati verranno aumentati, ragion di più che il corpo deve muoversi, cercare di far girare i carboidrati nel senso semplice. E basta, giorno per giorno si affronta la preparazione e ripeto, non smettete di allenarvi. La mente deve essere sempre occupata. Siamo sempre vicino. Madrid, capitano. Sì, sì. Perché vuoi andare a Madrid? No, perché Madrid è stato a vedere la gara 2 volte, non l'ho mai vista. Barcellona invece l'ho vista parecchie volte. E Barcellona tutti dicono che è fantastica, ma non mi fido impazzire così tanto. Come on, come on, come on.
Ciao a tutti ragazzi, siamo qui alla Titan Fitness di Alicante, primo giorno qui in Spagna per la gara che si terrà questo weekend, l'Empro Classic, e oggi anche quindi il primo allenamento, giusto Mauro? Classico allenamento pre-contest, 4 giorni della gara, 3, alleneremo il petto, e niente, nessuna tecnica speciale, classico allenamento, nessuna modifica al piano di lavoro, e seguite, guarda l'allenamento, seguiteci. Come al solito durante la settimana della gara non si fanno mai allenamenti pesanti. L'obiettivo dell'allenamento è quello comunque di dare uno stimolo, anche perché contestualmente o si sta cominciando la ricarica, quindi è inutile inserire del glicogeno e poi consumarlo in maniera eccessiva durante l'allenamento, o si è addirittura in scarica, quindi si ha poco glicogeno e non si ha la disponibilità di fare dei grandi allenamenti. Di conseguenza, come diceva adesso Mauro, niente tecniche di intensità fantasmagoriche, niente alti carichi. Solo uno stimolo e poi il controllo della forma. Ok. Ok. Forza. 6. Forza. 7. 3 assieme. Andiamo. 1 2 3. Molte volte sul discorso del carico, qualcuno di voi vedrà questo video, 4 pizze per lato per qualcuno sono inarrivabili o improponibili. È chiaro che devi vedere anche come si allena l'atleta durante tutta la stagione, durante gli anni precedenti, qua si fanno le rifiniture finali. È chiaro che si adatta a determinati esercizi dove lui lavora tutto l'anno. Non è sono consigliati 200 kg di squat libero a 3 giorni dalla gara, però sicuramente esercizi con le hammer machine o con un altro attrezzo simile ti aiuta sicuramente a stimolare il petto senza avere infortuni. Allora, adesso Andrea finalizza l'allenamento di oggi, perciò siamo arrivati alla fine, 8 serie di addominali per 30 crunch core del ginocchio. E poi andiamo al piano di sopra a vedere il posing room o provare a fare un video di posing. Vediamo come sarà la luce, io ho già analizzato la location, sono delle luci interessanti e sicuramente uscirà qualcosa di interessante. Anche se Andrea a fine allenamento, il glicogeno ormai è arrivato al limite, sarà sicuramente una cosa interessante da vedere e da filmare. Okay. Ok, alla fine di tutto abbiamo fatto il posing, abbiamo fatto un check, il fisico risulta leggermente un po' imploso,
e questo è un gesto importante che ti dà il check finale dopo un allenamento lungo e anche estenuante, anche se Andrea sa mascherare bene e sa nascondere bene il sacrificio e la sofferenza. È un bravo attore. Diciamo che un giorno che non farà più il bodybuilder, io gli consiglio di fare il politico, ma secondo me farà l'attore. Niente, a parte gli scherzi, rimandiamo tutto a domani. Adesso si va a casa, si mangia e si riposa, e se domani sarà un altro giorno. Altri due pasti, basta. Fine. Grazie ragazzi, a domani.